Ciao, sono Luca e in questo video vedremo i 7 errori principali che puoi incontrare in palestra, scenari comuni, diciamo, che sicuramente avrai già visto più volte e che nel caso migliore comunque ti impediscono di avere ottimi risultati, nel caso peggiore ti portano ad avere eventualmente problemi per un discorso di sicurezza nel lungo periodo. Sicuramente il primo errore consiste nel fare pause troppo lunghe fra una serie e l'altra, di fatto perdendo in termini di connessione mente-muscolo, tempo sotto tensione, intensità, densità, piacere di allenamento, pompaggio, consapevolezza, di fatto perdendo tutto in termini di efficacia, nel frattempo magari scrollando su qualche social media, occupando anche la macchina, che sia una panca piana piuttosto che un macchinario, impedendo quindi un po' di fatto contemporaneamente ad altre persone di allenarsi al meglio. Quindi sicuramente, se è il tuo caso, assicurati di fare pause comunque brevi, comunque sempre pause attive dove allunghi e contrai il muscolo per sentire un po' come sta lavorando, migliorando quindi la connessione mente-muscolo e le variabili viste in precedenza senza disperdere il focus. Dopodiché, errore numero 2, fare movimenti dietro la nuca, lat machine o eventuale military press, che è molto rischioso per un discorso di sicurezza in termini articolari a livello delle spalle. Quindi sicuramente evita qualsiasi movimento dietro la nuca, movimenti soltanto davanti al viso, tipicamente lat machine e military press. Dopodiché, le alzate frontali per le spalle possono eventualmente essere, nel caso peggiore, pericolose, perché di fatto, sintetizzando, se già su base quotidiana hai una postura non corretta e 8 ore al giorno dietro una scrivania alleni troppo il petto e poco la schiena e non alleni a parte la cuffia dei rotatori, rischi, non è una certezza, però rischi che nel lungo periodo lo spazio articolare si riduca, tanto più per l'appunto se alleni direttamente deltoidi anteriori con le alzate frontali, che sia bilanciere o manubrio. Quindi assolutamente conviene evitare di allenare direttamente deltoidi anteriori, tanto indirettamente li coinvolge ogni volta che alleni il petto, e a parte parentesi fare comunque equilibrare movimenti di spinta per il petto con quelli della schiena, quindi stesso volume di allenamento, e a parte fare qualche movimento per la cuffia dei rotatori sicuramente è ottimo. Dopodiché conviene ancora una volta, per lo stesso motivo, evitare anche le tirate al mento col bilanciere, sempre per non avere troppi movimenti di intrarotazione, quindi petto e spalle e pochi per la schiena barra cuffia dei rotatori, quindi diciamo il succo di base poi è sempre quello, il principio di base è sempre quello, quindi mi raccomando starci molto attento. Dopodiché, altra cosa che ovviamente vedrai molto spesso è usare carichi troppo elevati e in generale comunque avere il focus sul peso fine a se stesso e non tanto su quello che vai a fare in termini di connessione mente-muscolo, pompaggio e consapevolezza. È fondamentale che il peso sia visto soltanto come un mezzo, non come fine ultimo. Aumenterai i carichi del 5% ogni 2 settimane, però sempre in un contesto di ascolto di te, dove al primo posto viene per l'appunto il pompaggio in di contrazione e connessione mente-muscolo, con il peso che è solo un mezzo per migliorare lo stimolo carico del muscolo, ma non è il fine ultimo. Assicurati inoltre di non fare le alzate laterali con i manubri per le spalle con intrarotazione, cioè come se versassi da bere, molto rischioso per l'articolazione, tanto più in un contesto magari già compromesso, dove per le solite 8 ore al giorno dietro una scrivania e troppi movimenti di spinta per il petto e pochi per la schiena e nessun movimento per la cuffia dei rotatori. Quindi in questo contesto eseguire e aggiungere questa intrarotazione potrebbe essere fin troppo rischioso. Molto meglio eseguire una leggera extra rotazione che protegge l'articolazione, in parte coinvolge anche la cuffia dei rotatori, anche se il nostro focus in questo caso ovviamente sono le spalle, che però può essere utile ovviamente per ancora una volta compensare un po' la postura non corretta su base quotidiana. Quindi mi raccomando, non intrarotazione, non come se versassi da bere, ma sempre una leggera extra rotazione per preservare l'articolazione e per l'appunto andare via tranquillo anche in termini di carichi adeguati. E infine, ovviamente, l'ultimo problema consiste nel allenarsi senza una filosofia dietro, senza una logica, senza una scheda personalizzata, senza per l'appunto sapere perché stai facendo una certa cosa e come la stai facendo, eccetera, eccetera. Nel migliore dei casi non arrivi da nessuna parte, nel peggiore ovviamente rischi in termini di sicurezza. Quindi sicuramente ha senso avere un contesto professionale ricco di passione, supporto, motivazione, dove ti vengono mostrati gli esercizi in termini di esecuzione, in termini di personalizzazione e quant'altro. Se questo non c'è, puoi tranquillamente fare tutto a caso in poco spazio. Ho fatto parecchi video, sia per il discorso attrezzatura sia per il discorso allenamenti. Dopodiché sei perfetto e non rimpiangi niente per quanto riguarda la palestra se non sei seguito. Ti rimando agli altri miei video, Paradigma Out con consapevolezza, e come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il servizio di personal trainer online. Ciao.